Ehi, ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo video, sono Senex e oggi, signori, siamo tornati nella nostra Master League su PES 2020. Prima di iniziare, ragazzi, oltre a chiedervi di iscrivervi su qualora non lo fossi, condividere, di lasciare un like, di fare un po' tutto quello che volete, vi ricordo che tra 2 giorni, esattamente venerdì 27, saremo in live su Eurotrack Simulator. Stiamo andando a Manchester, abbiamo iniziato venerdì scorso e adesso continueremo. Siamo senza mappa, quindi... dovremmo fare affidamento completamente sulle nostre conoscenze geografiche. Ci siamo divertiti molto l'ultima volta, quindi se volete alle 21 venerdì ci trovate lì live. Intanto adesso ci tuffiamo su questa disgrazia che è il Perugia, Associazione Calcio 1905. Guardate anche la faccia del povero maestro qua, del generale Keto, veramente desolata, e a destra e a sinistra la disperazione più totale. Perché, raga, non vinciamo da circa 40 partite, mi sa. E oggi, certo, non abbiamo neanche uno scontro semplicissimo. Abbiamo il Chievo. Un attimo, faccio la formazione, un secondo. Allora, la formazione è pronta, la vedete lì a destra. Il Chievo, invece, si presenta con Pavone in porta, Rigione, Leverbe, Brivio, Dickmann, Giaccherini, Obi, Pina, Nunes, Vignato, Rodriguez e Meggiorini. Vabbè, andiamo, va. Ovviamente, signori, noi stiamo aspettando una vittoria che manca da un bel po' di tempo e speriamo di conquistarla proprio in questo episodio, perché se no, non so più che fa veramente per segnare. Ricordiamo anche che c'è in atto una class action nei nostri confronti, non ci vogliono far fare gol praticamente, anzi. Veramente scandaloso quello che sta succedendo in questa serie. Iemmello lo vede dall'altro lato, c'è buon aiuto. La può mettere in mezzo di destro, Iemmello. No, 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 nulla, nulla, niente, non ha annullato. Porca miseria, porca, me lo scordo sempre, oh. Siamo, signori, al 22esimo e assolutamente nulla è successo. Io davvero no, 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 stavo scherzando. Meno male, se la sono mangiata qua, se la sono mangiata, perché lì poteva avanzare e farci molto, molto male. E dicevo, signori, che dovremmo fare molto molto affidamento al mercato, perché davvero il Perugia, senza che non me ne vogliono i perugini, ma pessima, pessima squadra, almeno su PES, poi nella realtà non mi sembra stiano facendo grandissime cose, che c'è Nesta in panchina, se non erro, credo di sì. Comunque c'è Nicolussi, adesso va a battere questo calcio d'angolo con lo scatto. Va Nicolussi, un po' più lunga del solito, la sponda che non ci arriva, ma c'è Rodriguez che contro Iemmello, Iemmello, bravo Iemmello. Attenzione, vede Kwan, Kwan, si gira, niente. Mamma mia, Dragomir, attenzione con una spallata, fa su il pallone, ancora, Iemmello, ci stendiamo adesso, mamma, il filtrante, attenzione, tira, tira, no, non ci credo, pure il palo, mamma mia, perché questo gioco mi vuole ammazzare, mi vuole morto questo gioco, perché, ma che t'ho fatto, perché ce l'hai così tanto con me, mamma mia, pure il palo, vicario. Dichiara Dragomir, ci riproviamo però, ci riproviamo. Noi non ci abbattiamo. Falcinelli, più forti di qualsiasi palo. Dragomir, ancora per Kwan. Verso Dragomir, allarghiamo il gioco. Falcinelli lo vede, bravissimo. Arbitro però, mamma mia. Dichiara, attenzione. Dichiara e scatta, porca miseria. Falcinelli, Falcinelli, la mette in mezzo, ce la fa. Come l'ha parata? Ha fatto alla Mileshiro qua, ha preso. Vabbè, niente, finisce il primo tempo. Abbiamo avuto quel sussulto, quel palo preso. Proprio si è sentito anche il rumore, pem, sordo proprio quel rumore. Niente, 0-0, davvero. No, non lo so che fa. O andiamo tutti a Lourdes. Non lo so, non lo so, signori. Ricominciamo. Buon aiuto, attenzione. Scatta, scatta, scatta. Sali. Bravo, bravo, Rosi. Attenzione, Rosi. Attenzione, Rosi. La mette. No, si è fatto anticipare. Peccato. Siamo al 60esimo quasi, signori. Il Chievo adesso in possesso palla. C'è Vignato. Vignato, bravissimo. Che intervento qua che abbiamo fatto. Subito ripartiamo. Attenzione. Dove l'ha passata? Ma non era per lui. Perché l'ha passata là? Porca miseria. No. Mamma mia, meno male. Ci ha messo la gamba. Ancora però il Chievo riconquista palla. Qua sbagliamo il disimpegno. C'è Dickman. Dickman si gira. Dov'è? Bravo. Ottimo. C'è Giaccherini però riconquista palla. Meggiorini. Vignato ancora.
per Obi. Obi, la finta di Obi, ancora la doppia finta, il doppio dribbling, ci riesce Obi. Il tiro, vabbè, qua c'è Vicario. La mette a terra e riparte subito Nicolussi. Contropiede, proprio velocissimo. Fallo arbitro, ma qua espelli. No, no, questo è sbagliato. Vedi arbitro, non sai fare il tuo mestiere, perché o lo espelli oppure lo ammonisci ad azione finita, perché c'era il vantaggio, caro arbitro. Io non te lo volevo dire. Mi dispiace che sia io a doverti insegnare il mestiere, però vabbè. Comunque c'è Sgarbi. Adesso dall'altro lato, andiamo dall'altro lato, vediamo se abbiamo più fortune su questa fascia. Di Chiara verso Facinelli, il lancio perfetto. Bravo, bravo, complimenti. Il Chievo in avanti, Giorgevic, attenzione, il tiro, no, mia. Bravissimo, buon aiuto, attenzione, il contropiede, buon aiuto, il contropiede, ma porca miseria, vediamo se ci arrivano, ovviamente, sempre in ritardo siamo, sempre in ritardo. Chievo ancora in avanti, 76esimo, stiamo ancora alla ricerca di un gol, di qualcosa. Sulla velocità, YML, sì, peccato che è più lento di un cammello africano, porca maledizione. Vignato, attenzione, c'è Sgarbi, come esce da signore, scatta Falcinelli, si ferma, costretto, c'è Dickman, però che niente, non è d'accordo sullo scatto di Falcinelli. Djordjevic, oh cazzarola, che ci fa tutto solo questo? Obi? L'aveva capito Rosi, bravo Rosi. Partiamo, attenzione, abbiamo un po' di spazio, ci possiamo distendere. Rosi, vedilo, lo vede dall'altro lato, c'è Falcinelli che la può stoppare, attenzione, 85esimo. Oh, ma signore, ma veramente? Non lo so, allora prendiamo le pistole e spariamo, che facciamo qua? Vabbè, niente, raga, qua c'è proprio un complotto grande quanto una casa, ormai è proprio assodato. L'ultima azione, Falcinelli può volare. No, non era per Falcinelli, porca miseria. 90esimo, un minuto, niente, signori, qua un altro 0-0. Purtroppo quel palo ha infranto tutti i nostri sogni e non ci riusciamo. E qua l'ho detto, segnare è impossibile su questo gioco, è impossibile. Poi direte, sei scarso, non sai giocare. Io sono d'accordissimo, non ho mai detto di essere forte, ma proprio... il costruire azioni pericolose è veramente complesso, perché le squadre si chiudono troppo bene ed è difficile trovare spazi, difficile costruire azioni pericolose, davvero. E guardate, se ogni giornata che passa il nostro generale è sempre più disperato. E quasi che sta vomitando dopo un party, che sta a fare? Vabbè, non si sa, però prossima partita è Cremonese. Oh, vediamo se c'è qualche rientro importante. Solo il buon Nicolussi che deve essere cambiato, è un po' stanco. Mettiamo a Dragomir, che è troppo bravo Dragomir. Abbiamo anche giocatori non adatti ovviamente a quello che è il nostro schieramento. Vediamo un po', Rosi per Falasco, assolutamente sì. Buon aiuto per Paolo Fernandez, assolutamente sì. E poi, signori, il resto direi che ci siamo. Angela per Sgarbi. Ecco, Angela per Sgarbi direi anche di sì. Ok, proviamo anche Iemmello per Melchiorri. Dai, proviamo così. Questa è da vincere. Dov'era? Non ho visto però la Cremonese dove fosse posizionata in classifica. Ma vabbè, tanto dobbiamo vincere a prescindere, quindi non ha importanza. Ed ecco la squadra a raccolta che si dà la carica, perché oggi si deve vincere, signori. Ah, basta, è tutto 0-0, a gioco, ma porca miseria porca. Dai un po', su. Tanto scusa, mi sposto un altro po', eccolo qua, perfetto. Oh, ottimo, ok. Si comincia, signori, alla ricerca della vittoria incantata, lo definirei questo episodio. Attenzione, ancora, in mezzo. Oh, no, si gira, ma siamo in 8, come fanno a passare, porca miseria. 1-2, attenzione. Oh, bene, con calma, zitta. Oh, avanza. Tranquillo, con molta tranquillità. Ma scatta, qualcuno che ogni tanto uno scatto, qualcosa, no? Zitta, niente, troppo. Arbitro però, poi mi ha buttato a terra, dai. Ancora zitta, ma chi c'è in mezzo, giustamente, se quello è qua? Nessuno, Iemmello l'appoggia. Bale ce la può provare come l'altra volta, ti prego, mamma mia.
globale, l'unico che ci regala qualche gioia ogni tanto è lui, l'unico che può regalare con i suoi tiri da fuori qualche pericolosità a livello avversario. Ma niente, niente, Balic adesso la va a battere dal palo lontano. Oh, e sì, è tua! Niente, ma porco... Qua te lo tiro, qua. Niente, no, niente. 0-0, ancora 0-0. Falcinelli va a recuperare questa palla. Velocissimo Falcinelli, più veloce della luce. Proprio un fulmine di guerra. Falcinelli resiste all'attacco. No, non resiste a un cazzarola di niente. Valsania avanza. Oh, no. Va bene. Dov'è? Dov'è il bomba? Balic, perché sei qua sotto? Non si sa. Comunque Balic adesso avanza lui. L'unico che può accendere la luce in questa squadra che è al buio totale. Dragomir. Balic, eccolo qua. La fa scorrere. Falcinelli. La prova. In mezzo. Sulla schiena. Niente. Ma ancora Balic? No. Fallo mio? No. Ah sì. Fallo. Oh, ops. Attenzione perché hanno... No, la cuffia no. Non posso perderla adesso, aspetta. Siamo al 37esimo e ovviamente poco e nulla sta accadendo in questa partita. Neanche a dirlo, ormai è inutile anche giocare. Tanto sono tutti 0-0, che giochiamo a fare? Raga, non lo so se sono io, non lo so se è effettivamente il gioco che è difficile. Però, purtroppo, adesso dovremmo affidarci completamente al mercato per cercare di prendere qualcuno che possa dare la scossa a questo ambiente che è un po' addormentato. Qua dove cazzo la passi? A Balic, come ti chiami? Ma attenzione, c'è Ceravolo. Oh, oh, uno contro uno. Ceravolo contro Ghiomber. E adesso ha perso un po' il tempo Ceravolo. Poi c'è Ghiomber che la va a chiudere. Il nostro ministro della difesa. Meno male che c'è lui. Ma attenzione, 43esimo. Ma poi fanno sti passaggi proprio così a caso. A caso, non è che loro guardano chi c'è. No, vanno a caso completamente. Sono proprio degli improvvisatori. Un minuto di recupero. E mi sa che la partita è finita qua. Esattamente. Niente, 0-0. Ok. Però un tiro l'abbiamo fatto con Balic che, come sempre, è stato parato dal portiere Spider-Man. 59% possesso palla, raga. E poi vedete, le idee, come ho sempre detto, ci sono. Però non riusciamo poi a tramutarle in effettiva concretezza. E quindi, niente, praticamente finiamo sempre per non fare una mazza. Dragomir. Oh, attenzione Dragomir, ha spazio. Ha spazio Dragomir. Lo vede l'inserimento. Tua. Mia. Lo si tira. No, porco miseria. E scivola. Almeno rompi le gambe, i legamenti. Niente. No, non dobbiamo promuovere la violenza. Mi raccomando. Sempre sportivi. Sì. Oh, Iemello. Scatta Dragomir. Come ti chiami? Balic. Porca miseria. Porca. Come andiamo a lottare qua? La prendiamo. Sì. Lo vede l'inserimento? No, l'aveva capito. Oh, sono troppo furbi questi, è incredibile. Capiscono tutto, tutto quello che voglio fare lo capiscono e mettono sempre l'uomo giusto al momento giusto. Non lo so come poter contrastare questa loro intelligenza tattica. Falcinelli, Konaté, lo può provare. La prova dalla distanza? Niente, sempre, giustamente. Figuriamoci se il portiere poteva esimersi dal pararla questo tiro. Adesso addirittura abbiamo innescato il contropiede della Cremonese. Palombi, meno male, grazie al cielo che è più lento di un cararmato svizzero. Il buon Palombi. Falcinelli, l'1-2 con Balic, Iemmello per Konaté, ancora Iemmello. Niente, sbagliamo ancora l'appoggio, ma questa ce la seguiamo ragazzi, perché sono molto convinto che sia una partita da seguire. Un attimo, andiamo a fare un qualche cambio pure noi, perché mica che siamo cretini che fanno cambi solo loro, scusate. Mettiamo qua Melchiorri, mezza che pippa. E poi il buon aiuto lo togliamo a pannaggio di... Ma che cazzo non la metto? Ma che ne so. Ah, mettiamo Bruno Fecca, qua Paolo Fernandez, Dragomir per Nicolussi. Dai, vabbè, andiamo, va. Ok. Subito la batte la Cremonese, attenzione. Bravissimo Ghiomber. Conquistiamo palla. Però guardate un po' che cattiveri che ci mettiamo. Peccato e poi sotto porta siamo dei micetti. E poi a centrocampo, qui in difesa, siamo dei leoni. Soddimo. Attenzione, Soddimo. Bravi, mamma mia. Ma Ghiomber, una statua ci sarà a Perugia. Io non so adesso la situazione reale, ma secondo me a Perugia ci sarà la statua di Ghiomber adesso. Attenzione, ancora la Cremonese in avanti. Deli, Soddimo sulla fascia sinistra. Possiamo ripartire in contropiede? No, parti ti prego.
Kika 1 che la prende. Attenzione, Paolo Fernandez è fresco. Sei fresco. Sei fresco e tu lo sai. Sei fresco e tu lo sai. Paolo Fernandez, tutta se l'è fatta, tutta. La prova! Niente, due tempi, ma porca miseria. Ma che classe cosa, zitto. Maledetto cara, sbrigati pure tu, mamma mia. Attenzione. Un'ultima azione, vi prego, fatemela fare un'ultima azione. Fatemela fare, vi prego, fatemela fare. Fatemela fare l'ultima azione, vi scongiuro. Eccolo qua, Anzita. Per Balic. Balic per Melchiorri. Troppo lunga, però ci arriva. La finta. Melchiorri, aspetta qualcuno. Ma c'è qualcuno che arriva? Che mi aiuta? Non lo so, mi dà una mano. Dove sono? Dove sono tutti? 85esimo, vi prego. L'ultima azione, fammela fare. Non ce la faccio più a fare 0-0. Vi scongiuro. Vi scongiuro, vi supplico. Ghiomber. Oh, cazzarola. Rosi, oh, eccola qua, l'ultima azione che abbiamo tanto voluto. Balic, vede Konaté. Lo vede, ti prego. Vedi che l'aveva capito il mal. No, l'ha presa, l'ha intercettata. Ma no, no, ma porco miseria, io odio questo, questa modalità, io la odio, basta, non la farò mai più. Stop. No, è impossibile, raga, non ce la faccio. No, che devo fare? Arini, attenzione, sulla fascia destra. È finita, arbitro. Spazza, va, niente, raga, no, non so che fa. Non lo so. Continua la ricerca di, non dico di una vittoria, ma anche di un gol. Già sarebbe una vittoria, ecco, segnare. Anche se poi perdessimo 8-1, per noi sarebbe come vincere. Perché abbiamo segnato finalmente, abbiamo battuto il sistema. Ma niente, non sarà per questo episodio perché abbiamo fatto altri 2-0-0 e la classifica piange, come potete ben vedere siamo a 13 punti, e però siamo sempre lì, grazie perlomeno a questa modalità dei playoff che credo vada dall'ottavo, come avete detto, quindi siamo là a 3 punti. Quindi ragazzi, per questo episodio è tutto, mi raccomando non perdete il prossimo perché ormai siamo alla ricerca del gol, è un po' come una telenovela, no? Dove aspettiamo il gol, vedremo quando arriverà. Chi lo sa, non sappiamo, non lo sapremo mai probabilmente. Il prossimo episodio andremo a sfidare il Crotone e l'Empoli, signori. Però come vedete dalla classifica siamo comunque sempre a soli 3 punti dall'ottavo posto. Quindi possiamo rientrare quando vogliamo in zona playoff. Detto questo, signori, voi fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti. Come sempre lasciate un bel commento, lasciate un like, una bella condivisione nei vostri social per far conoscere queste serie a tutto il mondo. E noi, signori, ci vediamo sempre domani con dei nuovi video. Ciao!